Ricordiamo che tutti gli italiani saranno chiamati alle urne il 17 aprile per il referendum, già ribattezzato anti-trivelle, promosso da nove regioni e sostenuto dalle associazioni ambientaliste. Con il quesito, i promotori chiedono al Governo di non rinnovare le concessioni per le trivellazioni in mare una volta scadute, come invece in genere avviene, dando la possibilità di sfruttare i pozzi fino al loro esaurimento. Se dovesse vincere il sì, dunque, nessun rinnovamento di concessioni alla loro scadenza. Se dovesse prevalere invece il no, le compagnie petrolifere potranno continuare a chiedere il rinnovo delle concessioni.